Ricordiamo che abbiamo dovuto, con grazie al sostegno di BNL Gruppo BNP Paribas, mettere a garanzia le nostre case per finire l'investimento, quindi riaprire una sala cinematografica scommettendo sulle case dove vivono le proprie famiglie è un atto di coraggio non solo dei ragazzi ma anche di tutte le famiglie che sono dietro a questo gruppo. Ma l'abbiamo fatto per un semplice motivo, che siamo un gruppo, non esiste un singolo, non esisto io non esisto senza questo gruppo, e questo gruppo è un gruppo coeso che ha immaginato, disegnato e costruito questo spazio in ogni dettaglio, in sinergia con gli architetti, in sinergia con la soprintendenza, cercando in qualche modo di guardare oltre quello che la realtà ci lascia immaginare oggi, che è molto poco, cercando di immaginare un futuro che oggi forse non era pensabile. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, un applauso speciale a Julia Gournot e Vincent Landon per la presentazione di Titani. Un ringraziamento speciale al distributore di I Wonder Pictures, io Andrea Romeo, grazie. Questa è una grande emozione per noi, perché abbiamo fatto una grandissima scelta di campo a livello di programmazione, perché abbiamo scelto di scommettere su un film in cui crediamo tantissimo, un film che abbiamo visto in una proiezione quest'estate che la Wonder Picture ci ha concesso, e abbiamo visto tutti noi ragazzi, abbiamo deciso di aprire con Titan, la Palma d'Oro di quest'anno, e facciamo un altro applauso a Giulia e Vincent, il grandissimo premio che hanno ottenuto. E come sapete, successivamente a Titan, parallelamente a Titan, nelle settimane successive continueremo la programmazione anche con l'attesissimo No Time to Die 007, proprio perché, come nel cinema all'aperto, abbiamo proiettato i film di Agnes Varda, di Yorgos Lanthimos, abbiamo fatto anche le proiezioni di Guerre Stellari e di Harry Potter, perché crediamo che il cinema sia uno spazio che debba essere aperto a tutti, e da qui la volontà di creare all'interno del cinema Troisi quella che sarà la prima uno studio aperta 365 giorni l'anno H24, che è in realtà il motivo per cui il nostro gruppo si è fondato 10 anni fa, quando ancora, come diceva Bernardo Bertolucci, questi ragazzi di cinema sanno poco e nulla, ed è vero, perché noi non abbiamo salvato il cinema America perché eravamo cinefili, l'abbiamo salvato perché volevamo fare qualcosa di buono per la nostra città, l'abbiamo salvato perché credevamo che da ragazzi che venivano e provenivano dalla periferia di Roma ma studiavano nel centro storico, avevamo bisogno di spazi in cui poter stare insieme, in cui poter rompere, fare una discontinuità urbana e creare delle palestre di democrazia. Buongiorno, io sto per provare di espressare la mia ammirazione per tutta la team di Cinema Troisi in italiano, dunque mi dispiace per tutti gli errori, il mio italiano è un po' rovinato. È anche molto difficile, perché la mia ammirazione per la team è molto grande e profonda, e sono molto impressionata dalla forza, dalla tua forza, dalla forza di tutta la tua team. È una incredibile storia che mi commuove moltissimo. Un cinema che si apre è sempre una festa, sempre. Dunque, quello che vuoi dire è grazie per la lotta, grazie per il coraggio, grazie per la gioventù, grazie di provare di aprire gli spiriti, e grazie per averci qui a casa loro. È un grandissimo onore, grazie a te. Bonjour. Is that okay if I speak French or if I speak English? But I can't speak Italian. I understand everything, but I don't. Français. Je voulais d'abord dire que Valerio s'est battu comme un titan. Voilà. Je suis très très ému aujourd'hui. J'ai pas eu beaucoup l'occasion dans ma vie d'avoir des moments aussi fort,
parce que c'est pas seulement la réouverture d'une salle. En effet, comme a dit Julia, Valérie a un courage incroyable. Il est passé par beaucoup de sacrifices pour ouvrir cette salle. Mais aujourd'hui, c'est un acte politique d'ouvrir une salle de cinéma au moment où le monde est en train de basculer doucement vers la série, vers les choses qui sont comestibles rapidement. C'est très très courageux de s'accrocher au monde d'aujourd'hui ou au monde d'avant et d'essayer de donner de la culture aux jeunes et de leur montrer que en plus de l'internet, il y a quand même des choses qui sont formidables et que aller dans une salle de cinéma, c'est découvrir un film tous ensemble. C'est un plaisir de communauté commun et rien ne remplacera le grand écran. Et des films comme Titan, par exemple, et d'autres, mais c'est des films qu'on doit voir d'abord au cinéma. Parce que Julia a fait un film de cinéma qui est mis en scène d'une manière incroyable et qu'on ne peut pas réduire ça à un petit écran et à quelque chose de comestible où on peut arrêter quand on veut pour aller chercher un Coca-Cola et revenir. On a besoin de rester une heure et demie sans son téléphone, sans d'autres gens qui vous parlent, complètement concentré et se fait transporter dans la féerie et dans le monde imaginaire que le metteur en scène a mis 3 ans à développer, d'abord en scénario et ensuite sur un écran. C'est formidable, je suis bouleversé par cet acte qui est vraiment, je le répète, un acte politique. Buongiorno, devo dire che anch'io sono profondamente ammirato per la lotta titanica, facendo un po' un gioco di parole, che ha condotto Valerio con il suo gruppo. Sono davvero molto commosso perché nella vita non mi è capitato frequentemente di provare delle emozioni così forti come quella che sto provando qui oggi. Come ha giustamente detto Giulia, la riapertura di una sala cinematografica è sicuramente un atto di estremo coraggio che ha richiesto, come abbiamo sentito, tantissimi sacrifici, ma permettetemi di aggiungere che è anche un atto politico oggi come oggi. Oggi, quando abbiamo a disposizione la serialità e c'è un consumo estremamente rapido di film e di programmi e prodotti seriali. Ed è fondamentale questo gesto, appunto squisitamente politico, di aprire la cultura ai giovani, di attirarli e di mostrare loro che esiste qualche cosa oltre internet, che possono essere fatte delle cose formidabili e straordinarie nel piacere della condivisione di un'esperienza cinematografica, e niente potrà mai sostituire l'emozione di uno spettacolo su un grande schermo. Quindi sono particolarmente felice che il film di Giulia, che Titan, sia mostrato qui in questa sala. È un film da sala cinematografica che ha richiesto un grande sforzo da parte di Giulia, che ha curato la mise en scène e lo ha fatto certo per un consumo casalingo, mettendo in pausa un dispositivo per andare a bersi una Coca-Cola. No, sono 90 minuti che richiedono uno sforzo di concentrazione molto intenso, 90 minuti da trascorrere con il cellulare spento, ed è il minimo che si possa fare per entrare nell'universo che un autore, come nel caso di Giulia, ha impiegato 3 anni a immaginare.